Juventus, Rincon per il Torino, il suo sacrificio serve per un acquisto. Juventus, l'interesse del Torino per Rincon è reale. I bianconeri abbassano le pretese di calciomercato per il venezuelano, con la sua cessione, e quella di Lemina, ecco i fondi per Emre Can del Liverpool. Non sarebbe il primo e probabilmente non sarà nemmeno l'ultimo giocatore a passare dalla Juventus al Torino, e viceversa. La trattativa di calciomercato che ruota intorno a Thomas Rincon, comunque, sta assumendo nelle ultime ore contorni sempre più interessanti. Quella che dapprima sembrava solo una voce, sta prendendo adesso concretezza. I fatti parlano di un interessamento dei Granata nei confronti del centrocampista venezuelano della Juventus, arrivato a Torino appena pochi mesi fa, a gennaio, direttamente dal Genoa. Che la Juve stia provando a vendere Rincon non è certo una novità, il giocatore, di certo non titolare nelle idee di Massimiliano Allegri, dovrebbe servire a fare cassa e, soprattutto, a liberare un posto a centrocampo per il prossimo acquisto. Rincon è già stato offerto al Valencia, leggi anche, Juventus, affari intriganti col Valencia, Rincon torna utile, il suo addio pare dunque scontato. L'ultima offerta, quella del Torino, come già detto sta assumendo contorni rilevanti. I Granata avrebbero offerto un paio di milioni di euro per il prestito oneroso con obbligo di riscatto in base al numero di presenze a circa 5 milioni di euro. La Juve invece, che inizialmente per il venezuelano, pagato in inverno circa 9 milioni di euro, ne aveva chiesti una decina, avrebbe abbassato nelle ultime ore la propria richiesta a circa 8 milioni di euro. La strada di un eventuale accordo dunque è meno ripida rispetto a pochi giorni fa. Calciomercato Juventus, Rincon via con Lemina, la cassa serve per Emre Can. Il prezzo stabilito dalla Juve per Rincon tra l'altro non è per niente casuale. Gli 8 milioni di incasso del venezuelano andrebbero ad aggiungersi ai circa 17, più 3 di bonus, che il Southampton dovrebbe pagare, questione solo di ufficialità, per un altro centrocampista, Mario Lemina. Il totale porta esattamente a 25 milioni di euro cash che, sulla via dell'autofinanziamento del mercato che la Juve ha scelto quest'anno, significherebbero una cifra bella e pronta in cassa per dare l'assalto ad un altro centrocampista, mentre i soldi per un difensore sono già disponibili dalla cessione di Leonardo Bonucci al Milan. Quale? 25 milioni sarebbe la cifra che la Juve avrebbe messo sul piatto del Liverpool per l'acquisto di Emre Can, facile dunque in questo senso prevedere la prossima mossa. Chiaro che l'ennesimo passaggio di sponda in quel di Torino, da una parte all'altra e viceversa, per Rincon al momento resta solo un'alternativa, forse la più vicina e comoda, ma comunque una delle tante. L'idea juventina di cedere il giocatore ai Granata per completare l'assalto ad un centrocampista resta però di base del tutto sostenibile, anche da un punto di vista meramente finanziario. Forse la più ovvia.